Una new entry, era ora che arrivava, tra l'altro. 5G? Pubblicità da 3, 2, ok, spero di essere registrando, quindi proviamo un attimo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mirkox95. Oggi raga, non faccio un video su Fortnite, non faccio un video su giochi, gameplay, roba varia, perché voglio fare un video molto diverso dal solito, molto diverso. Dai, 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 fai il video di questo. Ovviamente oggi giorno sta una situazione un po' particolare per tutti, che è quella come saprete del coronavirus, ma nessuno ha legato effettivamente che cosa sta succedendo in Italia e nel resto del mondo. L'hai scelto tu? Ovvero, molto semplicemente. E quindi lo sei dimenticato? Google, io ovviamente ora andrò sul mio PC, sul mio schermo qui su Google, ovviamente. Andrò a... cioè, effettivamente questo è il problema che ci può uccidere. Perché questo? Perché chi per esempio di voi vive vicino ad un ripetitore che si trova molto vicino a lui, a cui dà la possibilità di prendere bene la frequenza del cellulare, prendere bene internet del cellulare e quant'altro, sicuramente non fa bene per il corpo umano, perché il corpo umano ha quelle onde elettromagnetiche a seconda della frequenza che hanno, che ovviamente quelle del cellulare a quanto vedo si aggirano verso i... che succede qui? Ok, vediamo io un po'. No, che okay, non mi raggiunge. Non è che sia totalmente positiva, per cui quello che vi posso dire, ragazzi, cerchiamo anche noi di batterci per evitare di far installare questa rete di telecomunicazioni, in quanto se ci pensate già abbiamo il 4G che prende conto dappertutto ed è molto funzionale e effettivamente il corpo umano fa male, non fa bene, però rispetto al 5G sicuramente meno problemi darà. E poi alla fine, raga, non pensiamo solo... Eccolo qui, eccolo qui, ecco qui abbiamo per esempio, lo faccio un attimo vedere, rimetto l'altra scena. Eccolo qui, praticamente qui abbiamo, come potete vedere, una famiglia che sta in mezzo, due persone che si parlano col cellulare. E praticamente tramite questi due cellulari che trasmettono e ricevono, le onde elettromagnetiche passano attraverso le persone. Che ovviamente questa è un'immagine un po' così, tra virgolette, a caso. Però effettivamente è questo ciò che succede quando parliamo al telefono. Le onde elettromagnetiche passano attraverso le persone che ci sono attorno. Nonostante ci sono tante persone che il telefono non se lo mettono direttamente all'orecchio, ma se lo vanno appunto a mettere... non proprio attaccato, distaccato leggermente, diciamo. Però effettivamente a quanto vedo il 5G sarà questo. Eccolo, legame fra 5G e coronavirus. Eccolo qui, vediamo. Praticamente qui ci fa vedere che ci sono queste reti potentissime del 5G, come potete vedere. Ma sono fatte con Photoshop! 4, 5, 6. Cioè, una cosa inverosimile. Allora, ecco qua, mettiamo Google Maps, ve lo faccio direttamente vedere anche a voi, in maniera che almeno lo vediate. Eccolo qui. Allora, andiamo a cercare, per esempio, Wuhan, qui su Google Maps. Non scrive così! La città dove è situata, è praticamente situata proprio a Hubei, qui in Cina, praticamente. Ora, il discorso qual è? Che come saprete, ecco, addirittura c'è Xiango, pensavo Xiaomi, c'era scritto, vabbè. Comunque, qua è un centro in cui ci sono molte, da quello che so, industrie di telefoni, telefonia, roba varia. A questo punto, se loro abbiano fatto partire il 5G da là, questo non lo sapremo mai. D'altro canto, tra l'Italia e la Cina non c'è una distanza abnorme a tutti gli effetti, nonostante ci dicano che sia quanto, chissà quanto sia distante. Molte immagini su Google Immagini che appunto fanno vedere i pericoli di questo 5G. Quindi, cosa che la tua informazione dice. Google Immagini. Ma tutti gli effetti, cioè, negativi, Wikipedia è la borderline, noi siamo andati proprio a Google Immagini. Riferimentati per tutti, in tutti gli operatori, cosa che non siete quelli hanno mai, perché un'altra cosa che voglio dire, ora vi faccio rivedere. In discussione questa storia del 5G e il coronavirus, che appunto sta, io penso che ci sia un legame molto forte tra queste cose. Però quanto, eccolo qua, per esempio, vediamo questo qui. Vabbè, ok, perfetto. Quindi, da quanto abbiamo capito, praticamente sto 5G, raga, in poche parole, ciao, tutti ciao, gli operatori ciao, delle ciao, volte ci stanno giocando la storia del 5G. Sei bravissimo, sei il numero uno. I suoi poteri erano troppo forti. Allora, io prima, mentre tu cerchi un altro video, il motivo per cui ci provo. Nessuno ci è arrivando. È perché non c'entra nulla il 5G con il coronavirus. Cioè, non c'entra niente. Poi, mentre tu cerchi il video, voglio spiegare la cosa dei telefoni dell'Italia, perché poi me la dimentico, io ci riesco a dimenticarla, così la facciamo finita. Qualunque antenna deve avere una lunghezza che deve essere un multiplo della lunghezza d'onda. Segnale a frequenza più alta significa lunghezza d'onda più piccola. Bla bla. E possiamo avere cellulari compatti. Se vi ricordate, i primi cellulari avevano l'antenna estraibile. Esatto. Per quel motivo. Più aumenti la frequenza, e più il segnale ha difficoltà a passare gli ostacoli. È lo stesso principio. Se voi ascoltate musica, o meglio, se il vostro vicino si ascolta la musica,
voi sentirete i bassi della canzone e non gli alti. Perché sono i bassi? Perché i muri non riescono a vibrare a una frequenza alta, solamente a una frequenza bassa. La stessa cosa vale per le onde elettromagnetiche. Se tu aumenti la frequenza e vai su quelle che vengono definite microonde, che ha una potenza bassa rispetto a quella del microonde, quindi noi non arrostiremo perché non sanno di 1000 watt. È normale che se tu vai a una frequenza più alta, non hai da mettere più ripetitori, perché non ce la fa a passare le case, è ovvio, è normale. Cioè è fisica, fisica 2, elettromagnetismo. Basta, cioè non si muore. Non si muore. Anzi, è più probabile che ti viene un tumore al cervello se stai 10 ore al giorno con la cuffia Bluetooth che va a sempre a una frequenza di 2.4, perché è l'unica frequenza libera, perché sai tutto il giorno. Mi sono un po' triggerato. No, io pure un po' agitato. Molto bene, dopo esserci annoiati con un video di uno che parlava il cuore della nostra piccola missione, i gemelli e Bob. Andiamo. Vedremo. Dai. Oh, la stagia degli alberi. Da quando ho iniziato a interessarmi del 5G, ho scoperto che vi sono non uno, ma due aspetti preoccupanti di questa nuova tecnologia. Sì. Nel frattempo vorrei portare alla vostra attenzione un secondo problema, che non è da meno, e riguarda la distruzione selvaggia e sistematica dei nostri alberi. A quanto pare, infatti, gli alberi, soprattutto quelli più alti, impediscono una buona irradiazione del segnale 5G. Questo è Butac, uno dei siti classici italiani di debunking, che proprio oggi ha pubblicato un articolo nel quale cerca di smentire questa ipotesi. A questo giro, scrive Butac, si parla di alberi abbattuti perché, secondo la tesi di Terra Real Time, che sarebbe il sito che per primo ha denunciato il taglio indiscriminato degli alberi, sarebbero un problema per la diffusione del segnale. Ma si tratta dell'ennesima sciocchezza antiscientifica sostenuta solo e unicamente per spaventarvi e magari convincervi a comprare un cappellino contro l'elettrosmog. Funzioni e dell'ambiente naturale sulle onde radio millimetriche, ovvero il 5G. Da questi documenti leggiamo vegetazione e edifici. I risultati presentati in questo rapporto dimostrano che gli oggetti della vegetazione, ovvero alberi e arbusti, con un denso fogliame, provocano un disturbo nella propagazione del segnale oltre i 6 GHz. Qui ci sono delle considerazioni generali. Gli alberi di oltre 3 metri sono messi nel gruppo che andrebbe preso in considerazione, should do, mentre gli alberi oltre i 5 metri sono nel gruppo del must do, ovvero quelli che bisogna prendere in considerazione. Più sotto c'è la spiegazione. Should do sono oggetti che vale la pena di considerare durante le rilevazioni. Must do significa invece che questi oggetti avranno un impatto significativo nella propagazione del segnale delle microonde millimetriche e che quindi vanno assolutamente presi in considerazione durante i rilevamenti. Guardate quello che sta succedendo in Italia. Palermo. Il comune si prepara ad abbattere 200 alberi di pino. Decisione folle. Scusate l'interruzione della trasmissione, Mazzucco fa una lunga rassegna di articoli in cui si vedono alberi che vengono distrutti. Io la taglio perché è lunga, ma vi invito ad andarla a guardare per estenso nel suo video originale. Io ho preso come esempio il primo articolo che lui citava, articolo di I Nuovi Vespri, Palermo, il comune si prepara ad abbattere 200 alberi di pino, Aldo Penna, decisione folle. Allora, la notizia, da quello che ho visto online, dovrebbe essere vera, è del 7 giugno 2019, questo è un dettaglio fondamentale. Il problema nasce quando qua si inizia a fare le dichiarazioni, tipo qualche giorno fa abbiamo ripreso un'inchiesta sul taglio degli alberi nel mondo, una storia che potrebbe essere legata alla tecnologia 5G, qui il nostro articolo. Allora, quando qualcuno fa una dichiarazione di questo tipo, bisogna vedere se chi fa una tale dichiarazione è attendibile, quindi io mi aspetto che in fondo a questa pagina ci sia un qualche riferimento al fatto che questa testata giornalistica sia registrata a un tribunale, abbia una partita IVA, e con mio grande stupore in fondo pagina non vedo nulla. Andiamo a vedere chi siamo. Chi siamo? Mi aspetto di vedere chi sono. Perché i Nuovi Vespri? Non ti ho chiesto perché, ti ho chiesto chi sei. Perché di tutte le sedizioni, le rivolte, le ribellioni, le sommosse che hanno cadenzato la storia tragica e turbinosa della nostra isola, la rivoluzione dei Vespri siciliani del 1282 è quella che per gli obiettivi
lasciamo perdere, ragazzi. Tuttavia, la cosa più importante è che ho trovato questo articolo del 9 giugno, quindi 2 giorni dopo quello dei nuovi Vespri, in cui dice: sono salvi 200 pini di via Ugo La Malfa, non ci sarà alcun abbattimento totale. Qui c'è l'articolo che vi invito a leggere se volete. La cosa importante che volevo vedere è: vediamo se questa testata è registrata qualcosa. E infatti qui c'è scritto: testata giornalistica online, ai sensi del decreto legge 18 maggio 2012, numero 63, coordinato con la legge di conversione del 16 luglio del 2012, numero 103. Direttore responsabile Gaetano Ferrero. Quindi state attenti quando andate a leggere delle notizie, accertatevi che siano veritiere e riprendiamo con Gimblotti. Treviso, tagliati altri 87 alberi perché sono malati. Certo, perché gli alberi si ammalano tutti insieme, 87 per volta. Ancora, Treviso, non tagliate gli alberi, i residenti insorgono. Udine, via Pieri, iniziato l'abbattimento degli alberi. Verona, centinaia di alberi da abbattere per realizzare il nuovo filobus. Allora, intanto facciamo il conteggio dei punti. Penso senza indugi, credo che tu abbia perso questa volta. Ed è la prima volta che tu perdi. Già, è la prima volta. Mi dispiace. Devo andare. Dai, guarda, facciamo una cosa. Metalli, me lo bevo io perché l'ho deciso io. Tanto, all'epoca metalli. Quelli. Salute. Bello, 5G. E mi sa che non mi ha portato tanto per questo studio. Cioè, se tu abbatti un albero in città, cioè in un vialone, non stai ammazzando l'ambiente, perché sono alberi già di abbellimento, già sono ornamentali. Ma in un articolo c'è scritto che tipo una fascia di alberi è stata buttata giù per via di quelli che avevano casa lì, di quelli che stavano lì, perché magari... Dei residenti, perché magari dava fastidio, non so. Esatto. Per qualche motivo, perché non si vedeva un c***o. Gli alberi che vengono distrutti, che stanno distruggendo il mondo, non sono queste delle città, sono quelle, come dicevo poco fa, in Amazzonia, in Australia, in Siberia. Perché fanno di mezzo, sono animali, così strani. Quando a Natale vi comprate il vero albero di pino, esatto. Alberi inutili che poi vengono presi e buttati nel giardino. Questa cosa infatti non la... cioè, perché comprare un albero di plastica per voi è troppo difficile, no, volete l'albero vero. Vabbè, è plastico perché inquina, però scusa, però te lo tieni per un sacco di anni e... Ma mia mamma ha lo stesso albero da 20 anni, guarda. Esatto. Che poi non capisco perché devono usare gli alberi di pino che quando lo tagliano gli aghi seccano e cascano. Ok, visto che mi sono rotto le palle di Natale, avete altri commenti? No, anch'io mi sono rotto le palle di Natale. Video inutile. Sono rimasta profondamente delusa dal 5G dai video che abbiamo beccato, perché mi aspettavo più parole, ma evidentemente abbiamo anche sbagliato con la scelta di alcune parole. Vabbè, però... ci riproveremo con il prossimo video. Chissà quale altra teoria del complotto mistiche discuteremo. Io spero che uscirà quella del motore perpetuo la prossima volta. Speriamo bene con i prossimi video. Una buona serata, alla prossima!